Il cardinal Tarcisio Bertone, segretario di Stato della Santa Sede, sarà ospite del centro incontri della provincia di Cuneo sabato 3 novembre alle ore 17.30. In quell'occasione terrà una relazione su etica, economia e società. Ad organizzare l'incontro è l'Associazione di Cultura Politica Insieme, guidata da Giovanni Quaglia, ex presidente della provincia, e presieduta dall'ex assessore regionale Emilio Lombardi. Alle parole del cardinal Bertone sarà affidata la prosecuzione del discorso sull'economia che l'Associazione Insieme ha già avviato da tempo sul territorio cuneese attraverso una serie di importanti conferenze. La mattina di venerdì 2 novembre è avvenuto un grave incidente stradale nei pressi della chiesa parrocchiale di Gianola. Un uomo di 44 anni è stato investito da una vettura per cause ancora in fase di accertamento. Il ferito è stato immediatamente trasportato con codice rosso all'ospedale Santa Croce di Cuneo da un'ambulanza di stanza a Fossano. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Gli operatori del 118 sono intervenuti la mattina di venerdì 2 novembre per un incidente frontale avvenuto sulla strada che collega Marene a Savigliano all'altezza di Villa Cosmera. Sul posto due vetture si sono scontrate fra di loro. L'incidente ha provocato due feriti da codice giallo, marito e moglie di Torino subito trasportati all'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, ed altri tre feriti più lievi. Il progetto di centralina idroelettrica sullo Stura, presentato dal Comune di Demonte, è stato approvato per quanto riguarda la compatibilità ambientale dalla Conferenza dei Servizi della Provincia. Parere avverso invece per i progetti della società di Varese Idrops e della Valdostana Exergy, che hanno presentato ricorso al Tribunale di Competenza di Roma. Il 14 novembre si terrà la prima udienza. Sono anni ormai che le società cercano di aggiudicarsi l'utilizzo dell'acqua dello Stura vicino al ponte di Perdioni, nei pressi della zona abitata di Demonte. Al sindaco del comune, che si è detto soddisfatto dell'esito positivo, toccherà ora aspettare la concessione dello sfruttamento delle acque, nella speranza che il ricorso non modifichi nuovamente la situazione. L'investimento si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Erano il 5 ed il 6 novembre del 1994, quando la piena del fiume Tanaro inondò la Granda con un mare di fango, causando la morte di 29 persone. Sono passati 18 anni, ma la ferita è ancora aperta. Domani Clavesana ricorderà con una solenne cerimonia le sue 5 vittime, travolte dalla furia distruttiva dell'alluvione. Autorità politiche ed istituzionali, cittadini e sindaci provenienti da tutto il cuneese, nonché una delegazione di Rogno, paese gemellato con Clavesana, si raduneranno in località Piano alle 15 per partecipare alla messa di commemorazione. Subito dopo il corteo si recherà in frazione Borra per deporre i fiori ai piedi della stele dedicata alle vittime. La cerimonia si sposterà poi di fronte al santuario, dove si terrà l'orazione ufficiale che si concluderà con il lancio di una corona di fiori nel fiume Tanaro. Domenica alle 11.30 anche Alba ricorderà le sue 9 vittime, gettando un mazzo di fiori dal ponte di Tanaro. Thank you.